Guarda dietro, un attimo, sta messa bene, giusto? Va bene. La frase esatta è questa. Grazie Presidente. Consigliere e consiglieri, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Grazie, grazie Sindaco. Grazie Presidente. Innanzitutto mi sia consentito di salutare tutte le cittadine e i cittadini che hanno voluto prendere parte e partecipare alla prima seduta del Consiglio Comunale, questo mio secondo mandato. Un saluto alle consigliere e consiglieri comunali eletti di tutti i partiti e gli schieramenti. È un piacere osservare anche da questa postazione che rispetto alla precedente consiliatura, che vedeva la partecipazione di sole due donne, oggi invece ci sia una partecipazione numericamente più consistente di donne, quindi anche la legge, la doppia preferenza abbia consentito una presenza maggiore della rappresentanza femminile all'interno dell'assemblea elettiva del Comune di Cagliari. Dare lettura dei nomi, cognomi e delle deleghe degli assessori, garantirò e garantiremo, come io come persona e la Giunta, un rapporto corretto, cordiale, sereno per la città e a disposizione di tutti i gruppi e di tutti i consiglieri in relazione proprio al compito importante che ci attende, cioè di migliorare, garantire lo sviluppo, dare possibilità di crescita alla nostra città e alla nostra comunità di Cagliari, ovviamente con uno sguardo e un orizzonte anche più ampio in relazione alle prospettive di realizzazione e costruzione della città metropolitana. Do lettura, Presidente, delle indicazioni circa gli assessori. La signora Luisanna Marras, vice sindaco e assessore alle politiche per la casa e mobilità. Signor Danilo Fadda, assessore al personale e agli affari generali. Un nuovo ingresso in Consiglio Comunale, Paolo Frau, assessore alla cultura e al verde pubblico. Tra vedere e non vedere aveva già lasciato la borsa, se non si sa mai. Signor Yuri Marcialis, assessore alla pubblica istruzione, sport e politiche giovanili. Signora Francesca Ghirra, assessore alla pianificazione strategica urbanistica. La signora Claudia Medda, assessore all'innovazione tecnologica, comunicazione e politiche per il decoro urbano. Stava già. Stava già rompendo un pezzo di comune, così stavi scardinando la scala. Il signor Ferdinando Secchi, assessore alle politiche sociali e salute. Il signor Giovanni Chessa, assessore ai lavori pubblici. La signora Marzia Cillocco, assessore alle attività produttive, turismo e politica delle pari opportunità. Rimangono in capo al sindaco la Polizia Municipale, bilancio, tributi e società partecipate e l'avvocatura.